un'accoglienza molto, molto buona, molto calorosa in tutta Italia, ma anche, soprattutto la vera sorpresa è stata anche l'estero, perché comunque il film è stato distribuito in quasi 30 paesi, è uscito negli Stati Uniti, è uscito in Spagna, è uscito in Inghilterra, cioè tutti in paesi che sono molto difficili, chiusi al cinema italiano, quindi cioè, ha sorpreso noi stessi che abbiamo fatto. Più che così loro non c'entrano. Ah, voi non sapete mai niente. Sei tu primo dei frati e non sapete niente. Negli ultimi anni c'è stato un racconto della Calabria, c'è stato spesso un racconto della Calabria che era fatto da non calabrese ed era un racconto legato soprattutto alla cronaca nera. Io un po' volevo riprendermi il diritto da calabrese, da spromontano, di raccontare la mia terra, di raccontarla non per farne una cartolina per dire le cose come erano, ma dal punto di vista comunque di uno dell'Aspromonte, di uno che c'era nato. Quindi questo ho fatto, mi sono ripreso il diritto di raccontare la mia terra. Quando avevamo camminato uniti, senza che facciamo stronzate, lei. Ormai cresci io, avete la mia. Ma questo film è proprio nato da un incontro straordinario che ho avuto prima con il libro, L'anime nere, e poi con lo scrittore Gioacchino Triaco. Talmente mi ha sorpreso il libro che ho abbandonato il progetto in cui stavo lavorando per gettarmi anima e corpo in questo nuovo. Siamo un po' i figli del libro Anime Nere, anche se l'abbiamo comunque rielaborato e fatto proprio in una maniera diversa, tant'è vero che poi il mondo è lo stesso, il senso anche del romanzo certo è anche simile, però poi la storia è differente. Sono stato particolarmente fortunato a incontrare Francesco, ma non solo per la fortuna che poi ho avuto il film girato da Munzi, ma perché io che mi proponevo di raccontare la mia terra, però non avevo la presunzione di sapere tutto o di vederla per come fosse realmente. Quindi ho pensato di creare degli elementi, degli appigli, ma mi serviva poi un punto di vista che fosse altro e che fosse altro non solo rispetto a me, ma anche rispetto alla mia terra. E quindi incontrando uno spirito libero, una persona aperta come Francesco, a me è servito non solo dal punto di vista poi letterario o del successo, ma io ho capito meglio la mia terra guardando il film che ha fatto Francesco. Quanto tempo ti fermi a Milano? Fino a che volete. Stai. Non ti preoccupare, Vale. Me ne sta c'è la mia. Ma figurati, in questa casa c'è posto per tutti. Usaggio. Tu pace di chiantare vite poi. E come no, no? Domanda a Illo, no a te. Non saggio. La mia campagna non mi piace. No, non ti piace la campagna. Adesso posso sapere che ti piace. No, Rocco. Pare che venne a Milano si faccia cazziare idea. Lascialo Mi fate capire qualcosa? È un problema parlare italiano? stare. Questo film per me è stato più di un film, è stata una sorta di esperienza di vita, ecco, quindi, perché io sono entrato in contatto con un mondo assolutamente sconosciuto, anche con una parte del mio paese che non conoscevo, non solo la Calabria, ma il sud, l'Aspromonte, mi ha suggerito tante, tante questioni complesse legate al mio essere cittadino italiano. La pagano. Chissà la pagano quanto è vero Gesù Cristo, Lucio. È mio. Io mi sento diversa, non sono come voi.